Buonasera, 1 e 16 minuti. Cominciamo quest'ultima edizione del nostro telegiornale con le ultime notizie relative al conflitto tra la Russia e Ucraina. Mosca ha chiesto una riunione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che si terrà domani pomeriggio, nostra ora, alle ore 16, per discutere delle armi biologiche che gli Stati Uniti avrebbero in Ucraina. Sembra una risposta a quello che era stato denunciato ieri da Stati Uniti e Gran Bretagna proprio al Consiglio di sicurezza dove si era parlato del rischio chimico-batteriologico in questo conflitto. Per Zelensky qualcuno, cioè Mosca, sta preparando quella che viene chiamata la falsa bandiera, un pretesto per attaccare con armi non convenzionali. Il tutto mentre a oggi siamo arrivati a 2 milioni di sfollati interni, 2 milioni e 300 mila persone hanno lasciato il paese, Kiev è in parte svuotata, sono rimasti solo i combattenti pronti a resistere all'assalto e Mariupol è la nuova città martire di questa guerra dove c'è una catastrofe umanitaria, non c'è più cibo né acqua né farmaci e si seppelliscono le vittime nelle fosse comuni. Vediamo il servizio su quello che è successo oggi sul campo. È una notte ancora di bombardamenti su diverse città ucraine, per prima Mariupol che ancora piange i tre morti di ieri, tra i quali un bambino ucciso da un razzo che ha colpito l'ospedale pediatrico. Le immagini che la Russia definisce messe in scena fanno infuriare mezzo mondo, incluso il presidente Zelensky. Che cosa volevano fare? Denazificare un ospedale funzionante? Sottolinea Zelensky parlando alla nazione. Lì, come potete vedere, c'erano donne e bambini, non un battaglione militare. La Croce Rossa su Mariupol lancia l'ennesimo allarme. La situazione è drammatica: ci sono risse e saccheggi per quel poco cibo che è rimasto. Mosca annuncia di essere vicina alla presa della città. Molti quartieri, dicono i russi, ormai sono nelle nostre mani. A partire da domani e per ogni giorno, unilateralmente, senza consultare gli ucraini, alle 10 di mattina Mosca aprirà corridoi umanitari dalle principali zone di guerra, tutti diretti verso la Russia o la Bielorussia, dunque i civili che cercano di fuggire dall'invasione non hanno scampo. Sempre a partire da domani i convogli umanitari non si potranno muovere se non con il lasciapassare russo e di riconoscimento di ogni singola vettura e funzionario. In queste ore anche la capitale Kiev è sempre più vicina all'assalto. Si combatte nella periferia nord con i quartieri attaccati a Tenaglia dalle forze russe da est e da ovest. Proprio da Brovari nel nord di Kiev arrivano queste immagini incredibili di un drone che documenta un attacco ai convogli russi e sotto un audio che secondo gli ucraini è rubato alle forze russe che lamentano gravi difficoltà, forti perdite, incluso il comandante della squadra. Una cifra indipendente sulle vittime di guerra la fornisce l'alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite. I civili morti potrebbero essere quasi 600 e quasi 1000 i feriti, ma con buone probabilità, dicono dall'ONU, sono calcoli per difetto in attesa di poter valutare la situazione proprio in città come Mariupol, dove il vice sindaco parla di fosse comuni con oltre 1200 morti. Nel pomeriggio, infine, il Cremlino mostra in diretta, fatto estremamente raro che forse spiega la difficoltà di Putin di tenere sotto Controllo il proprio fronte interno, una riunione del governo, nel quale il presidente ribadisce che le sanzioni sono un atto di guerra e che le imprese in fuga dalla Russia rischiano di vedere nazionalizzate le loro strutture. E ovviamente per Mosca questa non è una invasione, non è una guerra, ma è un'operazione di denazificazione e smilitarizzazione dell'Ucraina. Tutto quello che viene dall'Ucraina viene accusato di essere falsa notizia. Lo ha ripetuto oggi il ministro degli esteri Lavrov ad Antalya, in Turchia, dove ha incontrato, ed è stato il primo incontro ad alti livelli tra i due paesi il suo collega il ministro degli esteri di Kiev Kulema è stato un incontro dal quale non è venuto fuori nulla però è stato importante che per la prima volta i due si siano seduti allo stesso tavolo a Versailles in Francia invece si è riunita l'Europa eh, per affrontare le conseguenze di questa guerra, conseguenze che saranno economiche, energetiche, anche alimentari. Macron ha ripetuto di non, avere, di non aspettarsi molto da Putin, dice, gli ho ha detto gli ho parlato molte volte ma è difficile riuscire a ottenere qualche cosa. Vediamo. Energia e rafforzamento della difesa comune la due giorni di vertice europeo informale di Versailles ha al centro soprattutto questi due temi resi ineludibili dall'invasione russa dell'Ucraina un vertice strategico che dovrà preparare decisioni forti secondo il padrone di casa, il presidente francese Macron per ciò che concerne l'energia la presidente della commissione von der Leyen ha presentato il piano che prevede la fine della dipendenza europea dal gas russo entro il 2027 la numero uno dell'esecutivo comunitario ha poi indicato come tamponare l'emergenza nel breve termine, regolamentazione dei prezzi, aiuti di Stato e per arrivare preparati al prossimo inverno stoccaggio del gas almeno al 90% entro il primo ottobre. Una strada da percorrere su entrambi i fronti potrebbe essere anche quella di un piano europeo di investimenti sul modello del Next Generation EU, nonostante le perplessità che serpeggiano in molti dei 27. Inasprimento delle sanzioni a Russia e a Bielorussia e richiesta di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. agli altri punti all'ordine del giorno di un vertice cominciato poche ore dopo il fallimento dell'incontro di Antalya tra il ministro degli esteri ucraino Kulieba e quello russo Lavrov. Incontro tanto atteso quanto infruttuoso e che non ha prodotto neanche un percorso per una tregua temporanea necessaria ad evacuare i feriti. Ho avuto la sensazione che il mio collega non avesse mandato per decidere nulla, ha dichiarato uno sconsolato Kulieba poco dopo Lavrov in una Conferenza stampa fiume ha ribadito come per Mosca le trattative sull'Ucraina sono quelle in corso in Bielorussia e ha fatto ancora una volta da megafono la narrazione parallela del Cremlino: nessuna invasione, ma una operazione speciale per arrivare alla smilitarizzazione dell'Ucraina. E adesso in Italia oggi alla Camera Primo sia la legge sul fine vita che dovrà passare ora al Senato dove i numeri per l'approvazione a dire la verità sono più bassi. Il testo prevede la non punibilità in caso di suicidio assistito di una persona che abbia una prognosi infausta, una malattia in, condizio, in una condizione irreversibile e necessita anche di terapie salva vita. Con 253 sì e 117 voti contrari, è passata oggi alla Camera la proposta di legge sul fine vita. A favore Movimento 5 Stelle, PD, LeU e Più Europa, contro tutto il centro-destra, con l'eccezione di sette deputati di Forza Italia che hanno votato in dissenso dal gruppo. Diviso il partito di Renzi, Italia Viva aveva deciso di lasciare libertà di coscienza e in sette si sono schierati contro la maggioranza. Il testo, che ora passa al Senato, dove la maggioranza favorevole alla legge ha un margine più ristretto, percepisce la sentenza della Corte Costituzionale del 2019 sulla vicenda di DJ Fabo, che sollecitava il Parlamento a colmare il vuoto normativo in materia. Rende non più punibile il fine vita se praticato autonomamente dal paziente, suicidio medicalmente assistito, diverso dall'eutanasia che viene invece praticata con l'intervento diretto dei medici. Per il segretario del PD Enrico Letta, il sì della Camera sul fine vita è un fatto storico. La legge è un passo in avanti fondamentale anche per Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle. Questa legge discrimina ancora i pazienti che non dipendono da terapie. e Continueremo ad aiutare anche i malati di cancro. Tocca al Senato migliorarla, dice invece Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni, che ritiene indispensabile la immediata calendarizzazione della legge in Senato e annuncia la mobilitazione in piazza dall'8 al 10 aprile. E adesso parliamo di Covid, è di nuovo in risalita la curva dei contagi, oggi 54.000 i nuovi Casi di infezione il tasso di positività sale al 12%, 136 le vittime in calo, ancora i ricoveri. Le terapie intensive 18 in meno rispetto a ieri, diminuiscono anche i ricoveri ordinari di 161 unità. Si conferma così la tendenza negli ultimi giorni di una ripresa del contagio con un dato positivo: scende sotto il milione il numero delle persone attualmente positive al Covid. Non è stato mai così basso dall'inizio del 2022. Adesso parliamo di calcio, gara di andata degli ottavi di finale delle Coppe Europee. In Europa League l'Atalanta si impone 3 a 2 sui tedeschi del Bayer Leverkusen con rete di Malinkos, Malinowski che ha dedicato i gol alla sua Ucraina e poi doppietta di Muriel per i Bergamaschi. In conference successo della Roma a Arnhem in Olanda sul Vitesse, 1 a 0 firmato dal portoghese Oliveira, tra una settimana ci saranno le partite di ritorno l'1.25 25 ci fermiamo qui come sempre domattina alle 7 in diretta torna l'informazione della nostra rete. Arrivederci e buonanotte.